anche l'abbraccio stretto di quella madre che non ti vuole mandare via, quindi sempre questo rapporto di amore e anche di ricerca della propria libertà. E io la mia libertà rispetto a Roma l'ho cercata stando ormai lontano varie volte per vari mesi in luoghi totalmente diversi. Ho cominciato il mio percorso musicale da San Pietrino, parlando romanesco e ambientando i miei racconti in dei bar, locali, strade, marciapiedi che erano una Roma immaginaria. Il primo disco che ho fatto è Parte della Rabbia, era un disco che parlava di questo, parlava di proiezione di me stesso marginali, alla Roma non mi piaceva. Quindi c'era la mia crescita, questa, quello che si vive qui perché lo vedi, quindi è stato pieno di bene, pieno di chiese, stava anche politici, la città della politica e della religione. E ho cercato nel suo pensando di affrontare questo, il disco cominciava dicendo chi per strada va per strada muore. Però finiva dicendo, andando per le strade, si nasce e si muore. Io ho amato per sempre e tornato per due ore. Che era successo? Che in quel disco erano uscite fuori delle immagini di donne, ribelli, forti, come Maddalena, Marilu, che si ribellavano. Quindi ne era valsa la pena. Sì, morirò comunque, però ho visto questa cosa. Poi, il terzo disco a monte, sono deciso di andarmene da questa città, come era diventata una città immaginaria, distopica, dove c'era una grande impalcatura che schiacciava le stesse mura. Certo che nel lavoro artistico non esterilizza tutto, diventa una visione onirica di quello che viviamo nella realtà. Legge la russa, quindi è un idioma, una lingua, un dialetto, porta dentro di sé una musica, che è la musica delle parole. E infatti la poesia è musica, perché è una metrica, un suono. I poeti quando scrivono non pensano al significato, ma prima di tutto seguono un suono. La poesia dialettale non si può tradurre, è traducibile, sì, può avere il senso, ma il suono del dialetto. Mi sono appassionato negli ultimi anni perché ero un poeta romagnolo che vino Benedetti e ho studiato romagnolo per capire bene perché il tradotto non funzionava. Quindi vivere e crescere in una lingua, in un idioma, in un dialetto, dentro dentro sotto forma di musica. Quindi anche quando io faccio qualcosa che quando scrivo anche italiano, poi io l'ho diversificato, nel senso che vedo che quando devo dire qualcosa che più parla alla lisce, al cuore, niente, così il diretto. Quando devo spiegare di più, devo dipingere delle immagini, uso l'italiano. Però c'è questa lotta, il diretto in italiano comunque in Italia, sia il pensiero importante. Ma sembra una banalità, ma questa è un aneddoto, sembra che voglio fare cose, però ma eravamo io e quando già stavo a casa mia, sentì il verso del tanto nome, dico, ma senti, sento verso, non mi sembra così. Dico, lo spagnolo non è che tanto tanto bene, sembra. E lui, una semplice riservante, mi disse, ma guarda, figura, poi dice a me, sono francese, comunque dice, io penso che lo spagnolo non conta niente, che quando c'è il cuore c'è. Mi ha fatto riflettere, quella semplicità come ha detto, veramente qualsiasi cosa io faccio in musica, se ci metto il cuore, c'è tutto. No, il poeta non so se come facevano a fare, quindi non ho la creazione. Perché
l'idea del disco per me era cercare nell'irrazionalità tribale, l'esercito, lontana, tattica in qualche modo, una vitalità fantasiosa e colorata che fosse antidoto alla liscezza dello smartphone, cioè il totem barocco, il totem con tutti i suoi effetti. Che significa? Ciò che in mente era una visione di una donna indigena che veniva dal passato lontanissimo e che portava nel futuro, un futuro distorto, in cui tutto ciò che non è razionale, ma che è potenza, che è voce, il tamburo, che è suono della natura, che è sintetizzatore, quindi energia, avrebbe aiutato loro a costruire questo orizzonte che dimostrava la sua identità. Identità che dalla cultura greco romana cattolica è stata legata per millenni. C'abbiamo il mito dei greci, ma la donna al tempo dei greci stava chiusa in casa e non aveva una cittadinanza, non aveva il diritto di cittadino. Poi si poteva parlare della casa, aveva, insomma, non c'era il diritto di esistere, veniva bruciata, c'era fuori dal codice, proprio tra i panetti, insomma, no? Quando la massima aspirazione di una donna è la virginità, siamo messi veramente male, c'è il controllo anche desiderio. Quindi negare l'identità, questa negazione dell'identità nella copertina viene affrontata così: io sono pronto a togliere questo passamontagna se tu lasci la libertà allo spettatore di vedere, se la vuoi vedere tu pensi che lo sta togliendo, perché se provi a vedere che gridano, fanno dei loro canti, gridi, sono degli strumenti che danno questa profondità di sé, stanno dietro, le mie parole costruiscono un background, perché voglio portare l'ascoltatore, chi mette no, la musica negli orecchi, voglio portare a questo mondo. E poi c'è un momento proprio in cui il disco ho lasciato spazio totale a delle cantate indigene, perché ho messo il suono della di una ripresa mentale canzone, e poi c'è una chitarra e ci sono delle cantanti di una tribù del Tapajós con cui io ho scritto la melodia e ho detto loro vai con loro e dare un messaggio, vi lascio un posto insomma nel mio disco dove dire dove volete al mondo, e loro hanno scritto questo testo, ragazzi. Cioè lo Stato in generale, c'è tutta una liturgia dello Stato. Tutta la ricerca artistica, diciamo, nel campo musicale di scrittura che sto facendo mi sta portando in questo percorso, in questa dimensione, la dimensione della messa in discussione dello Stato, messa in discussione delle persone. È più difficile, ma molto più bello per me vivere in questa maniera. Quindi ben bello che questo primo crolli la chiesa, crolli palazzo di giustizia, crolli il stato di arrivato, tanto la sua canzone non facciamo nessuno. Grazie. Una ricerca continua di capire dove
Se lo vediamo, iniziamo, lo vediamo. Si vede la natura, quando le cose muoiono, muoiono. Fiore, cresce, butta i semi, spegne, lascia il profumo, poi si appassisce, tanti saluti. Io Dio lo trovo quando riesco a profumare. Quando faccio niente, quando vedo che si fa nella legge superiore, nella natura, ti insegno, cioè c'è una legge superiore, che è mistica. Quando sono andato a Roma in Amazzonia, sono andato lì con le mie scarpe di plastica, i miei guai, le sigarette, sentivo come se c'entravo niente lì, e lì c'era un'altra legge, stupenda, complessa, ma perfetta, meravigliosa, i colori, i colori, i colori, i colori degli animali. Quindi quello che posso fare io, penso, ho questa fortuna in verità, di che tante persone possono sentire quello che faccio e diventare sempre più bravo artisticamente. E già il gesto artistico è politico, perché aliena in qualche modo dalla realtà, ti fa vedere che ci sono altre strade da scrivere. Il poeta quando scrive dice: oh, a me piace questa parola, è strana, per me è bella, arrangia. O Picasso quando inizia a respirare i suoi arti, inizia a cambiare tutto, Pollock che comincia a schizzare sulla tela. A me piace lo studio. Ma non c'è il paesaggio, non c'è la linea, c'è neanche più una linea. Per me è bello. Tu come senti tante strade? Cioè, ci sono che sarà quando eravamo piccoli. Se vi chiedono da dove venite, non dite mai tanto così. Dite che venite da parte. Che abitate tra la linea mentale e la linea Portina. E la verità è che avevamo anche loro mondo. La di Portina è strada. Prima di andare in giro con la una professoressa, mi era lavorata e ci hanno messo anche un po' di scuola, la professoressa veniva da un quartiere un po' più verso il centro, fascistona, proprio, cioè, mi teneva proprio fissato. Alla mattina c'ho poi voluto vedere, era più proprio della classe, ma per lei non potevo andare al classico perché non lo voleva fare strutturale. E quindi ha parlato con un compagno e disse: tu vai da un lavoro? Disse: suo figlio non può andare al classico, lo faccio su. Riunione di famiglia, mio padre disse: ma sei sicuro? Ci sono scuole più facili, ci hanno detto magistrale, l'istituto tecnico. E ho detto: no, a me piace scrivere, io scrivo da quando sono bambino, io voglio scrivere e voglio andare al classico. Ma sei sicuro? Dico: sì, non vado lì, da domani, tanto a lavorare con me. Sono andato al classico, giorni prima, grande fermento in famiglia, mia madre mi porta dal parcheggio. Mi ha spaventato il suo pedaggio, mi ha portato una famiglia da parte. Poi mi porta, giravo per i negozi, mi sono sempre. Mi compra jeans blu scuri, le altre da stomacco, che erano le scarpe dei bambini. E poi i maglioni rock di cappa, una serie di anni che spandavano. Arriva a scuola, prendo l'autobus di San Basilio per correre via casa di San Basilio, si mette sulla mia montagna e arriva a Lazio. Prendo questo autobus di mattina, erano solo massaie, le donne delle pulizie, gente da lavorare e io ho vestito così da lord inglese. Prima ora ci vediamo nei classi e prima ora in educazione fisica. L'ultima cosa che mi fa pensare a questa guerra.
Io sono stato a una manifestazione del Signore, erano 10 presso le donne. Quando hanno deciso che dovevano distribuire assalto gli americani, perché non faceva assalto il gasdotto, hanno creato il Kenya. Hanno mandato i mercenari ceceni in combattere in Siria, ma il telegiornale su Rai 1 ce li ha spacciati per 2 settimane come i ribelli siriani contro Assad. Le barbe lunghe sembravano quasi partigiani. La Siria non è interessata niente a nessuno. Le bombe erano cancellate dagli americani. E poi Rossi, per difendere Assad, ma nessuno ha fatto niente. Nessuno ha messo la bandiera della Siria, dove una sola con lo Stato. E adesso io devo esprimermi per l'Ucraina. Ci sono 300 conflitti in questo momento nel mondo. La mia Bibbia è 1984 di oggi. Me la vuoi dire, come la Bibbia, sul comodino. Cioè, devo stare attento alla propaganda. Per questo, lo Stato e anche l'abbassamento culturale del paese, che i 20 anni di Berlusconi comunque hanno contribuito a portare a questa roba qui, si parla facile. Il politico parla facile, il cantante parla facile. È tutto quello che vale. E anche tutto quello che si sembra. Ah, se fossimo andati, se fossimo andati, sarebbe un sistema. E poi, quante volte hai sorriso mentre piangevi il cuore, quante volte hai sentito mentre facevi l'amore. E adesso se quello che guarda giù dalla finestra, chissà se ti ha aspettato una fine diversa. Il mondo sta cadendo dentro l'infinito.